Grazie Presidente, ne occuperò molto meno. C'è stato un accenno della Presidente dell'Ordine degli Ingegneri che ha fatto riferimento all'archivio storico capitolino e alla condizione di difficile reperimento dei dati, dei documenti che sono conservati dal Comune di Roma, ragione per la quale nel maggio scorso hanno protestato l'Ordine degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri. Ecco, mi soffermo su questo punto perché è un punto nevralgico e lo stesso ingegnere ha riconosciuto l'alta professionalità di coloro che lavorano all'interno dell'Archivio Storico Capitolino, che ricordo però è soltanto una sede, una delle sedi in cui vengono conservati i documenti. Come ha ben detto prima di me il consigliere che mi ha preceduta, purtroppo non si parla di archiviazione, si parla di accatastamento. Ecco, mi premeva dire, come ben sa anche la Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che pochi giorni prima alla loro manifestazione il Comune di Roma ha organizzato un convegno per accendere i riflettori su questo problema di cui abbiamo perfetta contezza. Abbiamo assoluta capacità di poter affrontare un problema sulle possibilità di portare a termine qualcosa che non ieri o l'altro ieri è stato lasciato, abbandonato a se stesso, ma dal 1930, e quindi è qualcosa che veramente è un'impresa sovrumana, ma è una sfida che abbiamo accettato, che accetteremo, di cui stiamo muovendo soltanto i primi passi con cautela. E mi faceva piacere ricordarlo anche in questa sede. Grazie.